Era felice il vento, lo accoglieva in ascolto. Era di quelli che afferrano una frase dove gli altri intendono solo un chiasso. Dalla gola tesa di un leone, dentro una raffica, in una valanga, in un tuono, lui riconosceva una voce dire. E mentre l'ascoltava, anche la leggeva, scritta e stesa. Chi vede un fiume guarda il verso in cui scorre, dove scende secondo la corrente, ma il futuro di un fiume è alla sorgente. Lui guardava all'origine del vento, il suo naso dritto divideva come una prua il soffio e le nuvole. Si intendeva di vento, se si stava stropicciando contro il suolo per caricare la miccia del fulmine. Se veniva da sud, secco e assetato a pizzicare il naso e dare frenesia ai profeti. Sapeva il vento di est che porta la cenere e la polvere degli antenati. Allora, per il tornio del vasaio, insieme all'argilla, si mescola l'ultima consistenza delle vite accadute. Sapeva il vento dell'ovest che raccoglie acqua salata in mare e la trasforma in dolce. Prima di rovesciarla nelle cisterne e i pozzi. Tra le cime frantumate dai fulmini, era lieto di offrire le sue gocce sudate al vento, che le aggiungeva al resto delle materie prime. Uno che va per monti è un vagabondo, lui l'aveva imparato per mestiere. Da servo pastore lontano dai recinti, nel campo aperto delle notti accese al fuoco degli sterpi, a vegliare il sonno delle bestie. Dormiva un po' di giorno all'ombra di una roccia. Aveva dentro gli occhi il callo dell'insonnia. Vedeva più lontano, fiutava e percepiva segni remoti più di chiunque. Si accorgeva dove l'acqua scorreva segreta sottoterra. In lui si concentrava l'energia dell'ultimo, un riassunto di esistenze perdute. Andava solo, qualunque altro accanto gli avrebbe sparigliato la solitudine. Andava per desiderio di staccarsi dal campo, dalle voci, saliva per allontanamento. A chi gli chiedeva cosa aveva visto, sentito, se il cielo era per caso più vicino, rispondeva di no, che era più vuoto, senza ali, senza polvere né fumo. E com'era la terra da lassù? Era un palmo di mano spalancata. Dava poca soddisfazione a chi chiedeva. In salita incontrava alberi, fermava il passo accanto all'ultimo che aveva attecchito in disparte dagli altri, più esposto ai fulmini. E si accosta a un albero, sa di essere abbracciato dalla sua ombra. Ricambiava una carezza al tronco. Era partito per la salita. Un giorno da starsene chiusi in tenda. Il cielo era sbarrato da un ammasso di nuvole. In piena mattina faceva luce di alba. Dalla montagna inzuppata rotolavano pietre. Ma dallo stesso, per esperienza solamente sua, sapeva che quando la nuvolaglia è bassa, sopra ci sta il sereno. Lo persero di vista, neanche dopo 100 metri dal campo. Quando si sale dentro una condensa di vapore, si sta nel perfetto impasto di acqua e aria. C'è silenzio di grotta. Vanno soffici i passi, anche sulla breccia. Il respiro è per metà un sorso. La pelle scambia il sudore con l'acqua sospesa nel vapore. Scalare dentro una nuvola fa sentire il cielo come seconda pelle. Non si sta all'aperto, ma in una tenda immensa. Nella nuvola stava in un vestibolo che dava accesso al sole. In alto la luce si infiltra insieme al vento, fino all'uscita sotto il cielo sgombro. C'è una felicità nel guadagnarsi il sole passo a passo, aprirsi un varco per raggiungerlo. Il sole asciuga in fretta i corpi e i panni. Sotto di lui la terra era covata da una calotta bianca. Succedeva così nei giorni di creazione. Sbucato da una nuvola,
Vedeva il mondo come era stato prima, senza specie umana, tra il giorno primo e il quinto. Dalla cima tornava con la lettera in bocca dell'inizio, la B di Bereshit, il principio che balbettava allegro. Lo raccolsero da terra, a sollevarlo pendeva a corpo vuoto. Suo fratello se lo prese in braccio, lo depose al riparo, lo lavò, gli forzò le labbra con un sorso. Erano chiuse, il solco arato e secco. L'acqua filtrò, seguita da un singhiozzo. Nel suo respiro l'aria faceva per attrito il raschio di una pialla. Il fratello gli bagnò le palpebre serrate. L'acqua sciolse la polvere che il vento aveva messo a coperchio. Mosse gli occhi, forzando la fessura. La penombra della tenda aiutò la schiusa. Le pupille erano due pulcini ancora dentro l'uovo. Erano occhi che non ricordavano niente. Le orbite frugavano intorno, mettevano a fuoco la faccia del fratello, poi trovavano vuoti. «Chi sono?» disse con un rumore di gola che mischiava il ringhio al miagolio. Il fratello fece uno scatto indietro con la testa per reazione, poi rispose il nome, il posto, l'ora del tempo e cosa ci facevano lì. Ascoltò con sforzo. In quel punto la voce umana era per lui il rumore di un guasto. Ripeté, chi sono?